Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo contenti che abbiate accolto l'invito a vivere questo momento di preghiera e di riflessione nel tempo del Sinodo dei Vescovi. È un momento promosso dalla Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, dal Forum Internazionale dell'Azione Cattolica e dall'Azione Cattolica Italiana. Trasmettiamo dalla sede Via Conciliazione. Diamo un saluto affettuoso, vi ringraziamo per condividere questo momento con noi. Abbiamo diverse persone che ci hanno raggiunto, che hanno accolto il nostro invito. Ti ascolteremo stasera in questo momento di riflessione e di preghiera. Abbiamo voluto organizzare questo momento nella cornice e nello stile, direi, nel registro della preghiera, perché così ci ha chiesto il Santo Padre, perché il Sinodo possa essere una grande esperienza spirituale che tutta la comunità cristiana, tutti i fedeli, tutte le associazioni possano essere sintonizzate con questo stile, con questo sentimento, diciamo, di preghiera. È chiaro che pregare in questi giorni diventa anche una preghiera per la pace. Il bene più prezioso che sentiamo ci manca. Quindi anche questo momento sinodale lo viviamo anche con questa intenzione, perché ci possa essere una sinodalità tra i popoli, tra le istituzioni, tra le organizzazioni, un desiderio sincero e vivo di dialogo per immaginare una convivenza diversa che superi le tensioni e i drammi che sono alla origine e alla fonte delle guerre. Con la guerra tutto è perduto, solo con la pace possiamo avere la speranza di immaginare un percorso nuovo. Allora, grazie ancora a tutti voi. Iniziamo questo momento con una riflessione che sarà condotta da Monsignor Edoardo Garzia, vescovo di San Giusto, assistente ecclesiastico del Forum Internazionale di Azione Cattolica, che ci aiuterà a mettere a fuoco il tema del sinodo, cioè quello della sinodalità. Diamo la parola a Monsignor Garcia. Monsignor Garcia, buon pomeriggio, ancora una volta, buonasera. Ricomincio la mia breve riflessione con quello che dicevate, no? Ci sono anche altre situazioni che dimostrano come i tempi siano difficili e Ispirazione e sabiduria. questo ci spinge ad affrontare la vita con una nuova sapienza. L'oggi è caratterizzato dal cambiamento. Tutto avviene così rapidamente che sentiamo che perdiamo la capacità di reagire e le certezze di sempre non sembrano più tali, sottomettendoci, cioè sottoponendoci alla tentazione di chiuderci all'ignoto oppure mostrarci disinteressati, invece di scoprire i segni che Dio continua a mostrarci, perché come diceva von Balthasar, ogni presente può essere luogo dell'amore e della misericordia di Dio. Come Chiesa abbiamo fatto enormi sforzi, continuiamo a compierli, sosteniamo varie forme, continuiamo ad affrontare crisi, scosse. E molti dei progetti ai quali dedichiamo tempo si dimostrano incapaci di sostenere i nostri anelidi e le nostre aspettative evangelizzatrici. Tutte le difficoltà possono ridursi a lamentele, lamenti, oppure invece lanciarci verso nuove sfide. Il popolo di Dio
in mezzo a così tanta violenza, incertezza, ci chiede la tenerezza del Padre, alla quale possiamo avvicinarci solo nella misura in cui rinnoviamo il nostro fervore apostolico, vivendo con parresia l'amore di colui che ci ha amati per primo. E tuttavia viviamo un tempo privilegiato con il Magistero di Papa Francesco, che illumina senza evasioni il tempo che ci tocca vivere con tutte le sue ambiguità. In questo contesto si inserisce la proposta di sinodalità per tutta la Chiesa, non una proposta funzionalista o analitica per un futuro che, se ci fermiamo troppo, potrebbe arrivare tardi. Si tratta di camminare oggi assieme al Risorto, il suo Spirito ci assiste ed è lui il protagonista. In ogni epoca lo Spirito ci apre alla sua novità, insegna sempre alla Chiesa la necessità vitale di uscire, il bisogno fisiologico di annunciare, di non rimanere chiusa in se stessa. Lo Spirito ci libera dall'ossessione delle urgenze e ci invita a percorrere strade antiche e sempre nuove, quelle della testimonianza, della povertà e della missione, per liberarci da noi stessi e mandarci nel mondo. Questo è quanto ci dice Papa Francesco. Sinodo significa camminare insieme, un cammino che significa incontro, ascolto e discernimento. Nel primo millennio camminare insieme, cioè praticare la sinodalità, era il modo abituale di procedere della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza questa dimensione della vita della Chiesa così importante che San Giovanni Crisostomo disse: Chiesa e Sinodo sono sinonimi. Incontrarsi, ascoltare, discernere. Parlare di sinodalità non significa parlare di un metodo di lavoro, ma di un intenso processo spirituale che appartiene all'essere stesso della Chiesa. Fare sinodo significa camminare insieme nella stessa direzione. Una Chiesa sinodale, lo diceva già Papa Francesco in Evangelii Gaudium, è la Chiesa in uscita, con le porte aperte. Uscire verso gli altri per raggiungere le periferie umane non significa correre e nel mondo senza meta e senza senso. Spesso si tratta piuttosto di fermare il passo, di rallentare, di mettere da parte l'ansia per guardare negli occhi e ascoltare, di rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto sul filo della strada. Questo cammino sinodale è un momento ecclesiale di incontro nel Signore, è uno spazio per affermare la nostra identità e prendere coscienza della nostra missione, non con preconcetti funzionali, ma guidati e armonizzati dallo Spirito. È un invito all'incontro che porta all'ascolto, muovendosi con la libertà dello Spirito. Pertanto, il cammino sinodale richiede di scardinare atteggiamenti e comportamenti che nascono da principi rigidi per far posto a legami e relazioni che nascano dalla vicinanza alla realtà stessa della vita delle persone. Incontrarsi non significa fare una passeggiata con la Bibbia o andare a pesca. Incontrarsi significa offrire a tutti, uomini e donne, amicizia, benedizione e accoglienza. Ascoltare, non come sondaggisti per raccogliere informazioni, ma guardare negli occhi, condividere la vita, lasciarsi coinvolgere dalle domande a cui molti non trovano risposta e dal dolore che paralizza la speranza. Ascoltarci è lasciarci sorprendere senza avere risposte stereotipate. Si tratta di mettere la Chiesa in dialogo. Stato di assemblea sinodale è quello di uscire, andare fuori. Non si tratta di un tempo limitato di deliberazioni, ma di un andare e fare discernimento pastorale. L'assemblea sinodale deve riflettere la realtà della Chiesa universale, mettendo in comune questa realtà e trovando insieme le vie per andare avanti nel cammino iniziato dal Vaticano II, scoprendo nuove espressioni di evangelizzazione e allo stesso tempo di essere Chiesa. Questo
Come suo Papa Francesco stato con il suo dell'Assemblea pontificato. Sinodale si è già messo in moto con i sinodi che Francesco ha iniziato a convocare dall'inizio del suo pontificato e con i messaggi e le esortazioni che delineano non solo un modo di fare, ma soprattutto un modo di essere. Il Papa propone l'Assemblea Sinodale come un momento ecclesiale di incontro nel Signore, uno spazio per affermare la nostra identità e prendere coscienza della nostra missione, basata sulla comunione e sulla partecipazione. Dovrebbe riflettere la realtà della Chiesa, condividere questa realtà insieme e trovare modi per andare avanti. È necessario dunque permettere, lasciare che la realtà emerga dal popolo fedele di Dio per raccogliere diversi contributi che lo Spirito ispira nelle persone, nei vari gruppi, nei movimenti apostolici che non appartengono ad alcuna istituzione. Questa armonizzazione avverrà grazie alla forza dello Spirito Santo, Ellipsis sotto la armonia guida che dello Spirito, perché ipse est armonia, è Lui che è armonia. Questo cammino alla presenza di Dio ci pone in una situazione di lotta spirituale. La sinodalità si costruirà prestando attenzione a ciò che accade nei nostri cuori, osservando l'effetto che certe idee o proposte hanno su di noi. Saremo attenti al movimento dei diversi spiriti, buoni, cattivi, nostri, nei nostri cuori. Questo ci permetterà di discernere e trovare la volontà di Dio, come diceva tanti anni fa il cardinale Bergoglio. La sinodalità ci porterà a un movimento spirituale, che è la cosa più importante. Nel movimento spirituale, allora sì, faremo discernimento, entrare in un clima di discernimento attraverso la preghiera. La sinodalità si basa sulla preghiera. Non possiamo concepire la sinodalità al di fuori del contesto della preghiera. Il dialogo è il luogo privilegiato per il discernimento comunitario. Nello stile sinodale, il dialogo deve incrociare le coordinate del dialogo con Dio nella preghiera e con i nostri fratelli e sorelle nella ricerca del bene ecclesiale. Saper ascoltare e sapersi esprimere sono abilità fondamentali. Dobbiamo registrare, cogliere quali movimenti dello spirito si producono in noi, a partire da ciò che ascoltiamo o con quale spirito diciamo le cose. Nel dialogo siamo responsabili di ciò che diciamo e di ciò che riceviamo. Questo implica una presa in carico, renderci quindi, assumerci la responsabilità in Dio. Il dialogo ecclesiale che si svolgerà nell'Assemblea Sinodale non sarà semplicemente uno scambio di idee o di progetti, ma una ricerca comune della volontà di Dio e pertanto un dialogo nel discernimento. E per far ciò, forse è necessario, a partire dalla preghiera, mettere da parte l'ansia di chi vuole risultati, di chi vuole sapere quali decisioni sono state prese, ma sapere che il tempo dello spirito richiede la maturazione del cuore, che avviene soltanto attraverso l'incontro, l'ascolto, la preghiera, il discernimento. Che questa esperienza sinodale che si sta vivendo al sinodo possa caratterizzare anche noi nel nostro cammino come Chiesa, saper ascoltare e discernere, pregare e condividere. Quando si pelea. Ha iniziato lei. Queste sono le contestazioni di chi è maturo. Qualcuno che ama molto l'azione cattolica, in particolare quella italiana, Papa Montini, che prima di diventare Papa, nella sua prima enciclica dedicata al dialogo, tra le tante cose belle che ci ha lasciato, ci ha parlato delle caratteristiche del dialogo, che credo, e lo stiamo sperimentando al Sinodo, sono proprio le caratteristiche che stiamo sperimentando nell'Assemblea. In primo luogo, la capacità di comprendere gli altri. Cioè, se non ti spieghi, diciamo, in Argentina, come posso capirti? La prima cosa, quindi, si tratta di capire quello che dice l'altro, poi vedere se siamo d'accordo, non siamo d'accordo.
giustifichiamo, ma se non ti capisco, quindi la prima caratteristica del dialogo è che sia comprensibile. La seconda caratteristica è la mansuetudine, perché Gesù è mite, umile di cuore. Come possiamo dialogare se non assomigliamo a colui che è appunto come il padre? L'altra caratteristica, allora, prima è la fiducia nella parola stessa che possiamo pronunciare. Non ci può essere dialogo se non ho fiducia in ciò che voglio dire o in ciò che dico. Se dico una cosa ma che non ha niente a che vedere con quello che sto pensando, o... Il secondo volto della fiducia riguarda gli altri, cioè avere fiducia che l'altro o l'altra mi capiranno, perché se io già penso questo non mi capirà, che può sapere, non è capace, eccetera, allora sarà solo un monologo. E infine diceva nella sua riflessione Paolo VI, la prudenza pedagogica, ovvero non adatto la verità, non la manipolo, ma adeguo il mio linguaggio al mio interlocutore. Sono bambini, ragazzi, giovani, se sono uomini rozzi, semplici, se sono intellettuali, adeguo quindi il mio modo di esprimere perché mi possano comprendere. Ho scelto il testo della Buona Samaritana, non lo leggerò tutto, ma per capire quello che stiamo vivendo, il conflitto che è simile a molti altri conflitti, perché quando l'uomo opera il male non è originale. Per questo tutti i papi possono dire mai la guerra, mai più guerra, la guerra non risolve nulla. Ebbene, il dialogo, uno dei dialoghi più belli del Vangelo, dice che molti avevano creduto in lui per la parola della donna che aveva testimoniato, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Capitolo 4 di Giovanni, versetto 40. E quindi chiedevano a Gesù di rimanere con lui, e i samaritani, e lui è rimasto con lui, e molti hanno creduto grazie alle sue parole, e dicevano a questa donna che non ha nome, non crediamo più, ormai non crediamo per quello che tu hai detto, perché noi stessi l'abbiamo ascoltato e sappiamo che è il Salvatore del mondo. La chiave di lettura che voglio condividere, perché è un testo molto ricco e non voglio che nessuno si addormenti, perché noi siamo stati tutto il giorno ad ascoltare, e quindi quando mi fanno così sono contento, perché capisco che sono d'accordo, non si stanno addormentando. Alcuni aprono la bocca, penso che sia stupore, invece è uno sbadiglio. Pensate un po', è sufficiente vedere come questa donna che non ha nome, perché è appunto non, questa donna non ha un nome, non sappiamo. Non possiamo dire io sono diverso. Ebbene, vediamo come si riferisce a Gesù. Prende distanza e dice, ma come tu, ebreo, chiedi a me che sono samaritana, come fai, come puoi tu chiedermi un bicchiere d'acqua? E Gesù ha sete, e anche lei aveva sete perché è andata a cercare l'acqua con la sua brocca. E quando parlare con Gesù complica la vita, perché lui ci conduce, ci porta, non voglio dire che ci fa fare esperienze mistiche, ma ci eleva. Quindi quello che può sembrare apparentemente un dialogo tra sordi, perché così sembrano i dialoghi di Gesù nel Vangelo di Giovanni, finisce
con l'avere delle conseguenze inattese. Don di un'acqua quando distinta, quindi lui parla del dono di un'acqua diversa, ebbene la donna si rivolge a Gesù con una parola in due occasioni, una parola chiave ed è Signore. Come puoi darmi tu dell'acqua se non hai come prenderla? Quindi è come dire Gesù, noi possiamo dire Signore solo se lo Spirito Santo ci ispira, e quindi ci rendiamo conto che è lo Spirito Santo che la ispira, ma poi le cose si complicano, forse per il comportamento della donna che prende le distanze, che sembra offesa. Allora Gesù gli dice vai a chiamare tuo marito, e lui le dice hai ragione, ne hai avuto quattro. Non l'ha mandata al tribunale del diritto canonico, non le rimprovera le separazioni accumulate, ma le ha detto qualcosa di lei. E allora lei fa coraggio e allora gli dice vedo che non sei più un ebreo, sei un profeta. E quindi i samaritani amavano i profeti. E allora si entra in un terreno pericoloso, quello religioso. C'è chi dice che bisogna adorare qui, altri dicono che bisogna adorare lì, e quindi tutti i conflitti mascherati di religione iniziano proprio da qui, dal luogo dove bisogna e come bisogna pregare. L'azione cattolica pregano così, l'altro movimento che non citerò invece sono così. Non è un problema di fare una pausa. Ebbene, questa donna, la samaritana, esagerata, sembrerebbe un'andalusa, un'italiana del sud, corre a dire alla gente, gli ha detto tutto quello che ho fatto. In realtà non le aveva raccontato tutta la sua vita, ma soltanto gli aveva detto che aveva avuto quattro mariti. Ebbene, tuttavia lei ha l'impressione di avere ascoltato il senso della sua vita, e dobbiamo, quando Gesù parla, non so, le reti di Andrea, eccetera, il profumo della Maddalena, bisogna lasciare tutto quando Gesù ci parla e andare ad annunciare. Lei diventa la prima annunciatrice, non di Cristo risorto come sarà un'altra donna, ma colei che dirà, ma non sarà forse il Messia? Perché samaritani ed ebrei aspettavano il Messia, e si arriva all'esagerazione più grande, perché ho superato già i minuti a mia disposizione. Quando le persone del suo villaggio le dicono, non crediamo perché tu ce l'hai detto, ma perché riconosciamo che in lui che è il Salvatore del mondo. Che bello sarebbe se i popoli che abitano la terra dove Dio ha voluto rivelarsi possano scoprire questo mistero di dialogo, di sonorità, perché entrambi, Gesù e la Samaritana, avevano alle loro spalle la storia di un popolo feconda, sana e piena di Dio. Grazie. Grazie, Monsignor Carlos. Perché solo nel nostro silenzio risuona la sua parola. Essere sinodali vuol dire accogliersi gli uni agli altri così, nella consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da testimoniare e da imparare, mettendoci insieme in ascolto dello spirito della verità. Abbiamo come maestro lo Spirito Santo, lui è il protagonista,
maestro interiore di ognuno e maestro del camminare insieme. Lui cerca la varietà e l'unità. Lui è la stessa armonia. Armonia, stiamo attenti, non significa sintesi, ma legame di comunione fa parte di simili. La Chiesa, un'unica armonia di voce e molte voci operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. Partiamo dunque dallo sguardo di Gesù, che è uno sguardo benedicente e accogliente. E questo è il compito primario del Sinodo: ricentrare il nostro sguardo su Dio, per essere una Chiesa che guarda con misericordia l'umanità. Invece diamo la parola ringraziandolo anche per la presenza, per aver accolto dopo giornata di cose di lavoro, all'Arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. Buonasera a tutti. Buenas tardes a los amigos argentinos. E disculpen che mi spagnolo non habla de vos, che è la contribuzione argentina all'idioma di Chicote. Per parlare italiano. Ho pensato di prendere spunto dalla prima lettura che oggi la liturgia ci ha offerto, la seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, perché in questo testo mi sembra di ritrovare i tre fondamenti della identità spirituale dell'azione cattolica e al tempo stesso un contributo alla riflessione che stiamo conducendo sulla sinodalità. Il primo fondamento è la dimensione del sacrificio. Paolo ne parla, chi per lui, perché c'è tutta la questione delle attribuzioni, ma in ogni caso l'Apostolo ne parla come della solitudine nella quale lui è stato lasciato. Demme mi ha abbandonato, solo Luca è con me. E ancora continua nella riflessione di questa pagina a dire che nella mia difesa nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. C'è una dimensione di sofferenza in ogni storia d'amore. E non può non esserci in quella storia d'amore che è mettere la vita al servizio del Vangelo. L'azione cattolica ha identificato nel sacrificio uno dei tre pilastri della sua identità spirituale. E lo stesso potremmo dire della sinodalità. Non si costruisce l'azione sinodale senza una capacità di sacrificio, di superamento dell'io a favore del noi, anche attraverso la morte a se stessi. Diceva Levinas che l'amore è l'exod sua sans retour, l'esodo da sé senza ritorno. Credo che la dimensione del sacrificio propria della identità spirituale dell'azione cattolica è un volto dell'amore,
a cui chi aderisce all'azione cattolica si sente chiamato nella sequela di Gesù. C'è poi la dimensione della preghiera. Paolo ne parla in questi termini: il Signore mi è stato vicino. È molto bella questa testimonianza, perché ci fa capire che la preghiera non è tanto il nostro avvicinarci a Dio, quanto il suo avvicinarsi a noi e il nostro lasciare che Lui sia il Signore della nostra vita. Spesso dico che pregare non è pregare un Dio, ma è pregare in Dio, nello Spirito per il Figlio e il Padre, come ci insegna la liturgia. Ora, l'azione cattolica nasce da una profonda esperienza di preghiera nei suoi iniziatori, ma anche nei tanti che abbiamo conosciuto. Io stesso vengo dall'azione cattolica, nei miei anni di adolescenza ne ho fatto parte, poi ho maturato la mia vocazione, sono poi entrato in seminario a 18 anni, sono passati tanti anni, ma quella testimonianza umile e appassionata di preghiera che vedevo in tanti, non solo sacerdoti, ma giovani, donne, uomini, quella mi è restata impressa. Ecco, l'azione cattolica, come la sinodalità, si radicano nell'esperienza di Dio. Se non ci si lascia amare da Dio, se non ci si consegna a Lui, non si vive la passione del Vangelo, non si costruiscono le relazioni che oggi chiamiamo sinodali, cioè di comunione, di accoglienza reciproca e di comune impegno. E finalmente nel testo di Paolo c'è l'azione. L'azione, proprio così come l'azione cattolica sin dalle sue origini l'ha intesa, portare a compimento l'annunzio del Vangelo affinché tutte le genti lo ascoltasse. Non è un agire a vuoto, un battere l'aria, ma un vivere la passione per la causa di Cristo, per la causa di Dio in questo mondo, mettendosi in gioco fino in fondo, in prima persona, perché siamo il Signore, ma siamo anche la sua Chiesa. E la Chiesa non è mai separabile dallo Sposo. Credo che anche la sinodalità viva di questa passione missionaria. Proprio oggi abbiamo riflettuto sulla missionarietà della dimensione sinodale della Chiesa. In altre parole, non costruiamo relazioni per restare nel chiuso delle nostre solitudini o dei nostri gruppi, ma per contagiare il mondo della bellezza del Vangelo. Un proverbio latinoamericano che mi insegnarono, credo, non so se in Argentina, ma insomma in America Latina, dice: «El che ama si compromette hasta il finale. Chi ama si impegna fino in fondo». Ed è così. Paolo è un testimone di questo amore appassionato. La sinodalità di cui stiamo parlando non nasce da un calcolo, da un progetto, come dire, umano, politico, sociale. Nasce da un incontro d'amore e si esprime nella volontà di proporre questo incontro ad altri per realizzare relazioni d'amore. L'azione cattolica, così come l'ho conosciuta, l'ho amata, la amo, la promuovo per quanto possibile nella mia chiesa diocesana, e costruire queste relazioni di amore. Ed è farlo rispettando la dignità di ogni persona, accogliendo l'altro qualunque sia la sua storia, cercando ascolto e dialogo come tessitura di una relazione che divenga feconda per il bene di tutti, credenti e non credenti, perché ciò che sta a cuore al discepolo di Gesù è obbedire al suo comandamento: amatevi come io vi ho amato. E chiudo proprio con questa riflessione. Una riflessione su cui mi sono fermato molte volte, anche in tanti contesti. Ricordo un corso che tenni a Ginevra per pastori e teologi delle varie chiese cristiane. La riflessione su quella parola come, kathos, amatevi come io vi ho amato. Una parola che ritorna continuamente nel Vangelo, specialmente di Giovanni. Ma quel kathos significa tre cose. Amatevi sul mio esempio, cioè guardate come io ho amato, fino alla fine. È estelos, che in greco significa fino al fine ultimo, alla pienezza, al compimento. Ma quel come non dice solo questa dimensione esemplare,
dice una dimensione anche partecipativa. Cioè Gesù, aiutaci a amare come hai amato tu. Dacci tu il tuo spirito perché questo sia possibile. E finalmente c'è proprio questa tensione destinale, cioè un amore che ci porta agli altri a uscire dalle nostre chiusure. Una delle tante più belle relazioni cattoliche per me è stato sempre che essa non ha mai voluto essere un gruppo chiuso dall'identità così forte per escludere gli altri, ma ha saputo essere sempre, almeno come io l'ho conosciuta, la amo, una casa aperta, accogliente, dove l'altro si può sentire amato, accolto. E allora chiudo proprio su questo, che l'identità spirituale che questo testo della parola di Dio nella seconda lettera di Timoteo ci consente di riscoprire possa essere sempre la forza, la bellezza, il motore portante dell'azione cattolica che essa così contribuisca a rendere la Chiesa, come ci invita a fare Papa Francesco, più sinodale, più fraterna, accogliente, più testimone missionario, più, uso questa espressione, innamorata, perché solo l'innamorato contagia l'amore. E soltanto una Chiesa e un'azione cattolica che siano innamorate di Cristo sono capaci poi di contagiarlo e di viverlo nelle relazioni che fanno la storia. Grazie. Grazie anche a Monsignor Bruno. Grazie per averci offerto queste parole, questa prospettiva che ci aiuta ancora di più a entrare nel percorso sinodale e a sintonizzarci col cammino sinodale, col sinodo dei vescovi, per quanto riguarda l'Italia, anche col cammino sinodale che le chiese italiane stanno facendo. Con questa chiave che richiama anche l'esperienza dell'associazione. E adesso diamo la parola a Monsignor Elio Castellucci, arcivescovo di Modena e vescovo di Carpi, e anche presidente del Comitato Sinodale delle Chiese Italiane. Grazie. Cercherò di essere sinodale nella durata dell'intervento. Al sinodo, dopo tre minuti, tolgono la parola, quindi cerco di starci dentro. Sono contento di questa convocazione e degli interventi che mi hanno preceduto, molto profondi. Io ho pensato al collegamento tra due versetti del Vangelo, però due Vangeli diversi, Giovanni 14 e Matteo 10, perché sono in apparente contrasto. Giovanni 14, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Matteo 10, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la spada. Qui c'è sotto qualche trucco allora. Gesù è venuto a portare la pace o la spada? Ma è lo stesso Giovanni che nel seguito del versetto lo spiega. Non come la dà il mondo, io la do a voi. C'è una pace che dà il mondo, ed è la pace che Gesù non è venuto a portare. È la pace di chi vuole restare tranquillo, di chi è indifferente, di chi chiude gli occhi di fronte ai problemi, di chi dice lasciatemi in pace. Questa pace Gesù l'ha detestata con la sua vita, con le sue parole e con il suo sacrificio. Non è questa la pace di Gesù. La pace di Gesù è una spada, ma non è una spada contro qualcuno. È una spada che prima di tutto nel nostro cuore taglia via l'egoismo. È una spada che significa metterci dell'impegno, a volte anche metterci del sangue, faticare. Questa è la pace che Gesù è venuto a portare. E allora ci si può incontrare tra popoli diversi, rinunciando ciascuno a qualcosa di proprio, a quello che lo divide dagli altri, come accade in queste giornate al Sinodo, dove agli stessi tavoli ci sono persone di tutte le nazioni del mondo e insieme parlano, discutono, si confrontano e si ascoltano
persone che nelle loro terre si direbbero nemici, perché un popolo è schierato contro l'altro. Chiedo allora al Signore proprio che ci dia la sua pace, la pace che costa, ma che costruisce. Grazie a Don Elio, Monsignor Elio, anche per questa declinazione che ci aiuta ancora di più a vivere l'impegno per la pace come un impegno che ci chiede delle scelte. E la prospettiva del sinodo ci aiuta a condividere sempre di più queste scelte, che sono scelte che ci devono far prendere il campo, cioè prendere una posizione, la pace, anche la pace di cui discutiamo, di cui speriamo si possa discutere nei tavoli a livello internazionale, non può essere una tra le tante strategie possibili. Deve essere l'orizzonte, la prospettiva che poi chiaramente in un percorso di incontro, di dialogo, venga poi abbia delle realizzazioni, delle mediazioni storiche. E adesso diamo la parola a Giuseppina De Simone, teologa, testimone del processo sinodale in Europa a vario livello, partecipa al sinodo dei Vescovi, anche membro della presidenza del Cammino Sinodale, del Comitato del Cammino Sinodale della Chiesa Italiana. Grazie Pina per essere con noi. Grazie, io aggiungerei anche direttrice di dialoghi e appassionata dell'azione cattolica, di cui vivo l'entusiasmo per l'annuncio del Vangelo, la bellezza appunto dell'esperienza di cui sono grata infinitamente al Signore. E il brano che vorrei commentare è un versetto del Vangelo di Luca che abbiamo letto stamattina durante la celebrazione eucaristica. È Luca 10. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Ecco, mi pare di poter leggere in questo versetto lo stato d'animo che viviamo oggi, no? Ci sembra che intorno a noi il male dilaghi, la violenza, lo spirito di vendetta, l'indifferenza nei confronti della sofferenza, soprattutto di quella dei più piccoli, l'idea che non sia possibile costruire la pace, cercare la pace, ma che l'unica arma a disposizione sia quella della guerra, quella della distruzione. Sembra quasi che non ci sia spazio per la speranza, e noi ci sentiamo come sopraffatti da tutto questo, ci sentiamo impotenti di fronte a tutto questo, non sappiamo che cosa fare, che cosa dire, e l'unica cosa che viene da fare è pregare. Sappiamo che la forza della preghiera è quella che ci sostiene ed è quella che possiamo mettere in campo di fronte a tanto male, a tanta violenza. Come agnelli in mezzo ai lupi. Ci è chiesto di continuare a testimoniare la mitezza, ci è chiesto di continuare ad esprimere uno stile che è uno stile di dialogo, di accoglienza, di ascolto, di condivisione. Ci è chiesto di testimoniare tutto questo con forza, con convinzione, ma ci è chiesto anche di non portare con noi né borsa, né sacca, né sandali, cioè di essere disarmati, cioè di non avere la pretesa di trovare le soluzioni, di non avere la pretesa di poter risolvere le questioni, di accettare anche l'incompiutezza, di accettare anche la precarietà, la fragilità nella quale ci avvertiamo, nella quale avvertiamo anche la nostra testimonianza di pace. E allora mi veniva da pensare anche a quello che stiamo vivendo con l'Assemblea Sinodale. Qualcuno dice: il mondo brucia intorno a noi e noi stiamo qui a riflettere, siamo qui a discutere intorno ai tavoli,
È come quando ci rimproverano in Azione Cattolica, no? Voi perdete tempo nel fare le vostre riunioni, perdete tempo che dedicate alla formazione, alla riflessione, ma bisogna agire, bisogna fare, bisogna risolvere appunto i problemi. Ecco, allora io penso che veramente il tempo che dedichiamo all'ascolto, il tempo che dedichiamo al silenzio, il tempo che dedichiamo all'ascolto reciproco, il tempo che stiamo dedicando a questo discernimento comune da costruire insieme, è qualcosa di estremamente prezioso ed è un autentico segno di speranza, perché risolvere i problemi non ci mette al riparo rispetto ad altri problemi che nasceranno. Quello che costituisce l'autentica novità da cercare, da far crescere, è lo stile, il modo in cui ci poniamo di fronte alle questioni. E questo modo appunto non è quello della prevaricazione, del voler imporre il proprio punto di vista, il proprio interesse, la propria esigenza, ma è quello di mettersi insieme, quello di cercare insieme appunto quali sono le strade da percorrere, perché si costruisca un'autentica possibilità di fraternità tra i popoli, tra le culture, tra gli esseri umani. E in tutto questo a suggerire la strada e ad orientare, a sostenere il cammino e lo spirito. E quando c'è il Signore, quando c'è quella certezza della presenza del Signore in mezzo a noi, non abbiamo bisogno di nient'altro, né di sandali, né di borsa, né di sacche in cui stipare in qualche modo le nostre certezze o le nostre convinzioni. Grazie Pino, grazie perché ci ricordi i dialoghi, non solo perché ne sei il nome della rivista di cui sei direttrice, ma ci ricordi questa cultura dell'incontro, dello sguardo aperto nei confronti dell'altro e soprattutto questo invito all'essenziale, a riscoprire l'essenziale della vita cristiana e anche che modella il nostro stile sinodale. Gli dà una forma più energica, ma gli dà anche una forma più essenziale, più davvero capace di saper mostrare, ecco, il Signore che poi è quello di cui ha sete questo tempo, è quello di cui ha sete l'uomo, gli uomini e le donne di oggi. E adesso diamo la parola a Eva Fernandez Mateo, che oltre a essere la presidente nazionale dell'Azione Cattolica Generale de España e anche la coordinatrice del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica, anche lei membro e invitata speciale del Sinodo. Oggi siamo qui riuniti, molte donne collegate da casa, al di là dello schermo. Ebbene, siamo qui, tutti qui, siamo in tanti. Alcuni appartengono all'UMOF, altri al FIAC. E sapete che ci siamo uniti in questo momento di riflessione. E vi invito quindi a metterci in questo atteggiamento di preghiera, con il testo della lettera di San Paolo ai Colossesi. Fratelli, come scelti di Dio, santi e amati, rivestiti della misericordia, bontà, umiltà, certa comprensione, non tenga che perdonare di voi. Signore, vi ha perdonati. Fate lo stesso anche voi. Al di sopra di tutto ci sia la carità, che è il segno dell'unità vissuta, e la pace di Cristo agisca da arbitro nei vostri cuori. Ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Durante il processo sinodale e in questi giorni abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando il valore dell'ascolto, del dialogo, del rispetto. Stiamo creando legami di amicizia e fraternità tra persone di
culture, costumi e lingue diverse, con opinioni e visioni molto diverse, ma tutti con lo stesso desiderio, la stessa missione, annunciare Gesù Cristo e mostrare il suo amore nel mondo. Stiamo vivendo le stesse attitudini alle quali ci invita l'Apostolo Paolo. Quali ci invita l'Apostolo Paolo, la misericordia, la gentilezza, l'umiltà, la mitezza, la comprensione. Perché ci sentiamo membra dello stesso corpo. Adesso desidero invitare tutti voi a vivere questo momento di preghiera in questa prospettiva. Ecco cosa vorrei chiedere al Signore. Questa sera, Signore, ti chiediamo di aiutarci a vivere e trasmettere questi atteggiamenti nella nostra vita. Vogliamo essere costruttori di relazioni fraterne, vogliamo essere artigiani della pace. Aiutaci a sentirci parte dello stesso corpo che costituisce l'umanità. Aiutaci a sentirci fratelli e sorelle di tutti, membri di una stessa famiglia. Aiutaci a non restare dei nostri fratelli e sorelle. Aiutanos a buscar siempre. Aiutaci a cercare sempre un terreno comune, un punto di incontro, evitare la polarizzazione. Aiutaci ad essere coraggiosi a denunciare le situazioni di ingiustizia. Aiutaci ad essere voce dei più deboli, delle guerre dimenticate. Tu che per primo ci hai amato e perdonato, aiutaci a non ferire con le nostre parole. Aiutaci ad essere comprensivi verso la debolezza degli altri. Aiutaci a guardare tutti, a riconoscere e a lavorare per la dignità di ogni uomo e di ogni donna. Signore, prenditi cura di ogni persona in questo mondo. Prenditi cura di ogni popolo. Cultura. Prenditi cura di ogni cultura. Nuestros corazones de tu paz para que seamos sal y luz en el mundo. Perché possiamo essere sale e luce in mezzo al mondo, lavorando incessantemente affinché la pace di tanti luoghi smetta di essere un sogno e diventi realtà. Amen. Grazie Eva, il tuo intervento si è fatto preghiera e abbiamo insieme a te pregato. Vorrei, prima di avviarci verso l'ultima parte dell'incontro, proprio per proseguire la preghiera, leggere una brevissima citazione di padre del Vescovo Carlo Maria Martini. Che completa, continua la preghiera che hai iniziato tu. Cambia il nostro cuore, Signore, perché siamo noi i primi ad avere bisogno di un cuore pacifico. Purificaci per il mistero pasquale del tuo Figlio. Da ogni fermento di ostilità, di partigianeria, di partito preso. Purificaci da ogni antipatia, da ogni pregiudizio, da ogni desiderio di primeggiare. Facci comprendere, o Padre, il senso profondo di una vera preghiera di pace, di una preghiera di intercessione e di espiazione, simile a quella di Gesù su Gerusalemme. Ecco, adesso mi piace dare la parola a Monica Santa Maria, la Presidente Generale dell'UNFSC, che introdurrà due video che abbiamo pronti per essere trasmessi. Ci li presenterà Monica, la ringraziamo, come ringraziamo tutte le persone che hanno stasera si sono date da fare anche nei giorni precedenti per organizzare questo incontro. Grazie a tutti. Assieme all'Azione Cattolica Italiana e il Foro Internazionale dell'Azione Cattolica è stato organizzato dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, presenti nei cinque continenti.
Per continuare il nostro momento di preghiera, vorrei ricordare altre parole di Papa Francesco, parole che ci ha rivolto alle donne della nostra organizzazione, l'UMOFC, l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Cattoliche, in occasione di un'udienza da con lui a maggio. In quell'occasione ci bisogna pregare le opere e operare la preghiera. Bisogna pregare le opere e operare la preghiera. L'UMOFC unisce attraverso l'Osservatorio Mondiale delle Donne la testimonianza di donne di diverse parti del mondo, donne che pregano le opere e operano la preghiera. Offrono un servizio fondamentale alla Chiesa, un servizio tuttavia poco conosciuto o valorizzato. Due di queste donne sono davvero molto impegnate con gioia e speranza in questo processo sinodale e in questo momento desideriamo presentarvi proprio due di queste testimonianze. Sono testimonios de mujeres, testimonianze di donne che hanno parlato perché la loro voce sia ascoltata da tutti. Potranno incontrarmi. Abbiamo anche molte di queste testimonianze sulla nostra pagina web, sul nostro sito. E ringraziamo l'Azione Cattolica di averci invitate. Vogliamo quindi ringraziare i nostri ospiti, per le donne che hanno partecipato, per darci una testimonianza. Ringraziamo anche l'ambasciatrice presso la Santa Sede dei Paesi Bassi e a tutti i vescovi, a Sua Eccellenza. Vi ringraziamo di essere qui. Lasci tutti insieme, camminiamo e il Santo Padre ci insegna. Adesso siamo pronti. Mentre si prepara il video, che la prossima. Monica, ricordiamo mentre si prepara il video che il prossimo incontro, questo è un cammino, ci sarà il giovedì 26 ottobre, nelle diversi orari. Vi invitiamo a. Avere maggiori informazioni consultando i diversi siti istituzionali, quelli del LUMOFC e dell'Azione Cattolica e del forum del FIAC, del forum dell'Azione Cattolica. Quindi il prossimo incontro, prendete già nota, giovedì 26 ottobre. Ci siamo. Chiudiamo a nome di Monica, a nome di Eva, ringraziamo ancora tutti coloro che stasera hanno vissuto con noi questo momento così bello e così intenso di riflessione e di preghiera, al di là dei problemi tecnici. Era l'incontro, il valore dell'incontro, dell'ascolto reciproco, e ringraziamo ciascuno di voi che si è collegato, ha trovato il tempo per stare con noi anche nei diversi orari, nei vostri diversi paesi. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento al 26 di ottobre alle 13:45 orario italiano, e vi chiediamo di continuare a accompagnare il cammino con la preghiera, il cammino del sinodo, una preghiera che si deve fare più intensa in queste ultime settimane di lavoro dei padri sinodali, ma deve continuare e nella preghiera e dalla preghiera trovare sempre di più la forza per camminare tutti più insieme. Ecco, il segno stasera era
quando quello di voler ancora di più essere nella vita della Chiesa un'esperienza di fraternità che favorisce la crescita della sinodalità. Grazie a tutti e buona serata.